Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per la propria amata, o per il proprio amato, o per il suo amico, o per i suoi amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamati amici perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Mentre leggevo questo brano, mi è venuto in mente un fatto qui. Io ero ragazzo, si andava a scherzare, a giocare sulla montagna, e lì si diceva che dovevano fare una tangenziale che da Capo a Santa Maria, ecco, arrivasse a Caserta, Caserta toccasse e poi si portasse a Maddalone. Fu progettato, penso stavamo negli anni 55-60, fu pensato. Dopo più di 60 anni l'hanno realizzato, e l'hanno realizzato con la mentalità di 60 anni fa, per cui hanno fatto una tangenziale che è una corsia andare e una corsia tornare. Cioè, ci sono stati dei morti, è insufficiente logicamente, perché negli anni 50, 60, 70 c'erano poche auto, pochi mezzi, ma adesso penso io. E pensavo, avendo letto la colletta, alla riforma del messale. Ci hanno impiegato alcuni anni, finalmente hanno fatto questo messale nuovo, che ha degli aspetti anche belli, però con la stessa mentalità di 60 anni fa, un po' come quella. Donaci, o Signore, che bello, bella sta per tu. Il Signore è il protagonista che ci dona. Che cosa ci dona? Che noi possiamo conformare la nostra vita al mistero pasquale che celebriamo. Cioè, mentre si apre che l'autore è il Signore, che è Dio, noi però dobbiamo conformare la nostra vita al mistero pasquale. Questo è da secoli che diciamo questo, è da secoli che diciamo questo, poggiandolo su che cosa? Andiamo a leggere il Vangelo e dice che Gesù ci dà questo comandamento: amatevi gli uni gli altri. Che bello, eh? È bella amarsi. Non c'è un amore più grande di chi dona la vita. Io posso fare tutti gli sforzi che voglio, posso veramente dare la vita, ma mai per amore, per paura. Ma qual amore? Se non c'è dentro di me lo Spirito Santo che agisca ed io dia il consenso, conoscendo quella che è la rivelazione del Padre, io non faccio fa niente e non amerò nemmeno me stesso da donare la vita, perché la vita è una e la tengo molto cara. Fin quando io sto sotto il dominio della carne, fin quando io mi sento profondamente solamente umano e non mi apro al piano spirituale, cioè dello spirito, non darò mai la vita per nessuno. E allora com'è che ci dobbiamo sforzare a conformare la nostra vita al mistero che celebriamo? Il mistero che celebriamo è che l'amore di Dio, lo Spirito Santo, ci trasfigura, no, io mi trasfiguro. Non siete state voi a chiamare, a seguire me,
ma sono stato io che vi ho chiamati. Cioè, l'opera è di Dio. Vi ho chiamati, vi ho costituiti. E il Signore ci costituisce senza di noi. Noi siamo stati costituiti e non lo sappiamo. Che è un problema. E rimaniamo sempre, diciamo, in quella moralità, dimensione moralistica, osservandistica, non so come poterla definire, ecco, quella mentalità che non è evangelica. Non può essere evangelica. Se io devo conformare la mia vita al mistero che sto celebrando, io devo conformare, è una menzogna, non si può fare. Hanno fatto tanto per trovarci con la stessa, no? Superstrada, che di super non tiene niente, perché non rimane una strada normale, dopo 60 anni. Ci dobbiamo entrare in questo stile di vita, ci dobbiamo entrare. E fin quando teniamo un mondo che ci martella, che l'unico protagonista della vita sei tu, no? Noi non ci convertiremo mai, non diremo mai: Signore, ma fa quello che vuoi tu, io sono disponibile, io come faccio, sbaglio sempre. Non lo diremo mai questo, perché dobbiamo far vedere agli altri che siamo persone osservanti. Noi osserviamo, non osserviamo niente, non siamo in grado di fare questo. Quando è che vogliamo sperimentare la misericordia? Quando la vogliamo? Dopo morte la vogliamo sperimentare? Allora vedete, questa parola che è veramente bella, è bella. Questo comandamento è l'esperienza, no? Dell'accoglienza della parola, questo è il comandamento. Vi ho costituito, vi chiamo amici, o amati possiamo tradurre, no? Perché vi ho fatto conoscere le cose del Padre mio. Chi è che ci fa conoscere le cose del Padre? È la parola, non la discussione, non la ricerca, non l'intelligenza, non l'intuizione. Padre ti benedica perché questi misteri così, ma le cose belle, le ha nascoste ai sapienti, ai saggi, a quelle che sanno tutto, fanno a vedere che sanno tutto, e le ha rivelate agli umili, l'humus e la terra. Essere accoglienza. E si è accogliente, vedete, quando si è fiduciosi, quando si ha fede, cioè quando ci si affida, non si ha fede. Perché avere fede significa, già vedete, oggettivare, no? La fede è uno stile, è un'azione, è un movimento. Noi la facciamo diventare subito una cosa che dobbiamo capire, percepire, giostrare, ecco, o gestire. No, quando io mi fido, accolgo, se no chiudo il mio cuore. E allora queste parole, vedi questo capitolo che dicesse, che per me è meraviglioso, proprio meraviglioso. A noi non ci dice niente, se non mettendo in risalto, vi do un comandamento giusto, io ci ho ordinato che dobbiamo amarci gli uni gli altri. È falla. Allora perché non riusciamo a farlo? Perché amare dando la vita non ci riusciamo, e allora andiamo in una sorta di, io dico, di alienazione spirituale. Noi facciamo tutti finte, no? È tutta una celebrazione, è tutta una recita, e continuiamo nella nostra vita a fare recite, attaccandoci all'osservanza, no? Meticoloso di una vita che non ha senso. E pensiamo che il Signore, che bello, vede le suore in ginocchio a pregare, vede le suore vestite da suore, vede le persone che stanno sì a battersi il petto, ma il Signore questo non le vede queste cose. Il Signore vede il cuore. Dove poggio il mio cuore? Dove poggio il mio cuore? Sui miei desideri, sui miei sogni, sulle mie fantasie. Dove poggio? Là vede, quello vede il Signore. Dove poggio il mio cuore? E noi lo vogliamo far poggiare in te. Alla fine, diciamo anche il canto, il mio cuore poggia in te. Poggia in te. Ma tu dove stai? Boh, in tutti i miei desideri, in tutte le mie alienazioni. Vedete,
Il fallimento della Chiesa, della religione cristiana, sta in questo. Noi abbiamo tradito la parola, l'abbiamo tradita, l'abbiamo reinterpretata, l'abbiamo modificata, l'abbiamo anche pregata, la preghiamo pure. Signore, donaci di conformare la nostra vita. Noi dobbiamo conformare. E conformalo tu direttamente. Come ci rapportiamo a Dio? Sempre perché mi fa qualcosa? Sempre a livello produttivo? Sempre a livello operativo? Ma diciamo un bel sì, un abbandono totale. Dice, Signore, che vuoi? Questo sono. Vuoi che diventi uno che fa i miracoli? Vuoi che faccio i trucchetti? Che devo fare? Non posso fare niente senza di te.